Rieccomi a voi con i miei tic da lettrice, in cui spero qualcuno o qualcuna di voi possa sempre riconoscersi. Ve ne avevo già parlato, la mia attenzione per i premi letterari, ed ecco che siamo arrivati anche al nome della vincitrice del secondo, o almeno che quello in una ideale mia graduatoria ricopre il secondo posto come il premio più importante d'Italia, il premio Campiello. Quest'anno è andato a Federica Manzon con un libro che ho molto amato, Alma, un libro di confine che ci porta in quel territorio a lungo conteso tra l'Italia e quella che all'epoca della giovinezza di Alma era la ex Jugoslavia, che si troverà poi messo a soqquadro dalle terribili guerre balcaniche, un rimosso della nostra coscienza storica a cui voci importanti e per me bellissime della letteratura italiana stanno dando spazio. Ricordo che di quel conflitto si è occupata anche Rosella Postorino con Mi limitavo ad amare te, e da un altro punto di vista, forse più interno e più scivoloso, si occupa della situazione dell'ex Jugoslavia, Federica Manzon. Ambienta il romanzo a Trieste, che non viene mai nominata, ma che è facilmente riconoscibile non solo da chi l'ha vissuta e ce l'ha nel sangue come Federica Manzon, ma per tutti quanti noi. Anzi, è uno dei tanti pregi narrativi di questo libro, creare una distanza stilistica attraverso, appunto, come in questo caso, l'espediente di non pronunciare, di non citare, di non chiarire mai il nome della città, per ottenere l'effetto contrario, quello di avvicinare questa città, questi luoghi, con anche le sue caratteristiche, come i bagni dei bambini sulla scogliera, a noi lettori, anche lettori più lontani. Quindi quanto più nella scrittura, negli espedienti letterari, Federica Manzon cerca la distanza, anche ricorrendo alla terza persona, tanto più invece riesce a coinvolgere e a creare una fortissima immedesimazione con chi legge. A me è capitato fortissimamente così. È un libro che racconta, appunto, la storia della ex Jugoslavia vista da una vicinanza estrema, che è quella del Carso. Alma vive i segreti, vive un'imponente figura paterna, che è l'altro e l'altrove. Il padre è slavo e non ha mai voluto raccontare alla famiglia, ovvero ad Alma e alla madre, parti del suo passato, e anche ancora di nuovo, no, questo espediente dei segreti che si sono accumulati sul passato del padre rendono ancora più immediata, più cara, più familiare la figura del padre. Ad un certo punto della storia, quando Alma è una bambina, arriva nella loro casa il figlio di carissimi amici del padre, Vili. I genitori sono rimasti al Belgrado, si sono opposti al regime di Tito e per questo hanno vissuto tutta una serie di silenzi, di malversazioni, e quindi lo hanno affidato al padre di Alma perché lui possa avere un'adolescenza più serena, fino a che allo scoppio della guerra tra Serbia e Bosnia, Vili decide di tornare a Belgrado, e a
calma in un secondo momento lo raggiungerà, ma tutto il resto lo lascio scoprire a voi. Devo dire che questa cinquina del premio Campiello era una cinquina di grande spessore, forse che ha segnato una diversità rispetto alle cinquine precedenti. Non so se che erano molto più narrative e romanzesche, qui invece forse tra i libri romanzesco in senso stretto, diciamo di finzione, ma fino a un certo punto, visto che Federica Manzon poi è totalmente impelagata nella storia con la S maiuscola che racconta appunto come triestina, gli altri quattro titoli invece sono su un versante in bilico tra la narrazione e la saggistica. L'altro libro che, insomma, almeno nella mia personalissima competizione avrebbe potuto, diciamo, sarei stata felice se avesse vinto il premio, è quello di Antonio Franchini, Il fuoco che ti porti dentro. È un memoir che però si avvale di una voce potentissima, che è quella appunto del narrante, si innesta nel rapporto con la propria madre, che è una figura mostruosa, gigantesca, e il figlio non ha timore di mettere a nudo tutte le contraddizioni, persino gli scandali che caratterizzano il rapporto con questa donna terribile, che è anaffettiva, che puzza. L'incipit del romanzo è proprio questo, e che vive la sua napoletanità in una maniera intensissima, e ancora più intensa quando poi si trasferirà a Milano per essere curata e affidata alle cure del figlio, e quindi c'è un continuo scontro tra nord e sud. È un romanzo che amplia gli orizzonti del memoir, dell'intimismo, e diventa il romanzo di una città, Napoli, e il romanzo di una nazione, l'Italia, e delle sue discrepanze nette tra nord e sud. Altri due libri che rappresentano un po' la voce narrante di chi li ha scritti è La casa del mago di Emanuele Trevi, su di nuovo la figura paterna, potrebbe fare un po' da pendant al libro di Antonio Franchini, Il fuoco che ti porti dentro. Qui c'è la madre, qui c'è il padre, altre somiglianze non si possono trovare. Il padre di Emanuele Trevi è un grande ed esperto psicanalista, e l'autore andrà a vivere nella casa del padre, che non si riusciva a vendere, e lì comincerà ad avere rapporti con un po' anche i fantasmi che abitano quella casa, e che lo porteranno a scoprire segreti, caratteristiche, aspetti del padre che gli erano rimasti oscuri. Molto più legato all'usus invece è il libro di Michele Mari, Locus Desperatus. Per i filologi sono quei luoghi che non si riescono a sanare in un testo antico. È un
gioco di propensione alla narrazione che sfocia nel surreale, persino nel fantastico, e che ancora una volta, e questo lo lega al precedente romanzo di cui vi ho parlato, La casa del mago di Emanuele Trevi, è legato alla casa. La voce narrante trova che nella casa vengono spostati degli oggetti, gli oggetti suoi più cari, che accumulati nel corso di una vita cercano una fuga per non cambiare proprietario, e di qui, con il carisma letterario che Michele Mari ha di suo, imbastisce una storia, come dicevo, ludica, a tratti divertente, piena di riflessioni letterarie ed esistenziali. Del tutto diverso dai precedenti è invece il libro di Vanni Santoni, Dilaga ovunque, che attinge, e questa è un po' una caratteristica di Vanni Santoni, quella di farci sempre accedere ad un mondo culturale altro. L'ha fatto con il mondo musicale dei Rave Party per La Terza, e adesso, sempre per La Terza, con Dilaga ovunque, ci spinge a conoscere il mondo dei writer, in un nesso molto contraddittorio e complesso con il concetto di arte. È un libro che gioca sulle voci, gioca sui dialoghi, in cui l'autore, il lettore, deve entrare per poi rimanere affascinato da questo racconto, che è pieno di implicazioni e artistiche e anche sociologiche. Quindi, come dicevo, una cinquina che mi ha incuriosita, colpita. Ho letto con grande piacere e godimento tutti e cinque i titoli. Al romanzo di Federica Manzon andava tutta la mia partecipazione piena, ma è stato interessante, come lettrice, vedersi riconosciuta in una cinquina che dava del panorama italiano un quadro, insomma, pieno di sfumature e con un'interessante propensione a quello che ho riscontrato in questi cinque romanzi, in questi cinque libri, perché romanzi propriamente, come dicevo, si può definire solo quello di Federica Manzon. Ho riscontrato un'attenzione importante e fondamentale per lo stile, la struttura, la narrazione, che è quello che poi di un libro mi incuriosisce sempre, mi colpisce di più, perché il modo, il come si racconta una storia porta sempre me, lettrice, a scoprire degli angoli che erano rimasti al buio o che non avrei colto con così grande perspicacia. Buona lettura a voi. Se volete approcciare la cinquina nella sua interezza, o qualcuno dei titoli di cui vi ho narrato brevemente, o il libro della scrittrice, che ha vinto con mia grande gioia. Devo dire, sono particolarmente contenta che i due premi più importanti siano andati a due scrittrici donne, non per un mero discorso di genere, ma solo perché finalmente alle voci femminili nella letteratura lo colgo come un segnale, che finalmente alle scrittrici viene data la stessa attenzione e la stessa possibilità di accedere ai premi importanti che finora è stato
a guardare le statistiche si capisce che non dico nulla di personale o di soggettivo, appannaggio delle voci maschili. Il prossimo step mi sembra quello in cui non ci sorprenderemo più se a vincere sia una donna, perché lo daremo per scontato che possa avvenire, ma per il momento, visto che i numeri parlano ancora di una fortissima discrepanza, anche in questa cinquina, no? Federica Manzon era l'unica donna su 4 autori uomini, ci dice che ancora un po' di strada e quindi ancora un po' di sottolineatura su quanto accade per le voci femminili dobbiamo prestarla. Buona lettura a tutti quanti voi.